Infatti, in questa terza sottoparte della prima parte di questa mattinata, che poi ci porta al coffee break, vi spiego appunto più genericamente, poi oggi pomeriggio ne parliamo ancora più nel dettaglio, però almeno capiamo un attimo la differenza tra gli open data di cui vi ho parlato finora, che sono quelli genericamente della pubblica amministrazione, e invece quelli relativi alla scienza e alla ricerca. Due definizioni, una da Wikipedia e una invece presa dal sito dell'Unione Europea, della Commissione Europea. Gli open science data sono un tipo di open data mirati a pubblicare le argomentazioni e i risultati delle attività scientifiche in modo che possano essere analizzati e utilizzati da chiunque. Benché l'idea di open science data sia promossa già dagli anni 50, l'avvento di internet ha significativamente abbassato i costi e il tempo necessario per diffondere e ottenere i dati. Nel senso, cosa ci sta dicendo questa definizione? Che in realtà della disponibilità di dati della ricerca come strumento per verificare la correttezza delle conclusioni scientifiche a cui sono arrivati, se ne parla già dagli anni 50, quindi già dagli anni 50 si percepisce l'esigenza di non avere solamente il contenuto, ovvero il paper, la monografia o il report in cui si descrivono i risultati della ricerca, ma di avere anche i dati su cui queste conclusioni sono state ottenute per verificare effettivamente, poter riprodurre sperimentalmente le rilevazioni fatte. Però perché se ne parla tanto solo da qualche anno? Perché è solo adesso che abbiamo effettivamente la tecnologia per poterlo fare, cioè internet e la disponibilità di repository ad hoc per la diffusione di dati e tutto il dibattito relativo agli standard e i formati che abbiamo ereditato dal mondo dell'open data più generico ci permettono di portare i criteri e i principi dell'open data anche nel mondo scientifico. Quindi, come vedete, nella definizione di Wikipedia, gli open science data sono un sottoinsieme degli open data, inteso in senso più generico. Il sito della Comunità Europea, della Commissione Europea, parla in realtà di open resource data. Io, anche quando ci siamo sentiti con gli organizzatori della giornata di oggi, c'era stato dubbio se utilizzare open science data o open resource data. Loro hanno scelto che forse open science data era più ampio, anche io sono più d'accordo. Anche Elena Giglia parla di open science e open science data nel suo capitolo del libro, quindi a me piace di più perché scienza è un concetto più ampio di ricerca, però sostanzialmente parliamo della stessa cosa, tant'è che io nella slide ho messo slash open resource data. La Commissione Europea invece parla quasi sempre di open resource data, quindi li troverete con questa doppia addizione, e dice che il termine open resource data si riferisce ai dati a sostegno dei risultati della ricerca, che non presentino restrizioni di accesso e che siano quindi accessibili da chiunque attraverso internet. Ok? Questa è la definizione che si trova al sito della Commissione Europea. E come vedete, la questione non è più, come dicevo prima, tanto quella di verifica dell'operato della pubblica amministrazione. Hanno anche quella funzione, ma quella principale nell'ottica scientifica di fare open science è quella di consentire una vera verifica e una vera riproducibilità degli esperimenti. Perché ho messo la faccia di Galileo? Perché insomma incarna il metodo scientifico, il fatto che si possa, avendo la massa di dati su cui sono state fatte delle rilevazioni, poter verificare che quelle rilevazioni sono corrette, o magari da quei dati un altro ricercatore, applicando degli standard e criteri diversi, potrebbe arrivare a delle conclusioni diverse. Ok, fino a qualche anno fa ci dovevamo accontentare di quanto il ricercatore aveva descritto all'interno del suo paper, articolo o presentazione a slide. Adesso possiamo chiedere alla ricerca di dire: ok, ci fidiamo di quello che tu dici, però magari dacci anche la massa dei dati che hai utilizzato per vedere se magari da quei dati si poteva dire anche qualcos'altro. Non necessariamente per dire che lui ha sbagliato, ma per aggiungere un pezzo, per dire altre cose. Io l'ho provato sulla mia pelle perché per la mia ricerca di dottorato ho fatto una survey in cui avevo raccolto un po' di dati interessanti sulla percezione che gli utenti di internet hanno del copyright e del diritto d'autore, che era un po' il tema della mia tesi di dottorato, e poi ho messo a disposizione tutto il dataset. Non so se qualcun altro adesso abbia già fatto delle prove. Il fatto sta che io ho messo tutti i grafici, tutti che sono circa 500 grafici generati automaticamente da un software, da R, che è un software per rilevazioni statistiche, e quindi quello è un esempio di open science, di open resource data.
Perché ho messo sotto, vedi anche il blog Retraction Watch, non so se lo conoscete, è un blog curato da un ricercatore in cui, che lui, all'interno del quale vengono monitorate le ritrattazioni da parte degli scienziati. Cioè, scienziati che in un articolo del 2012 hanno detto una cosa e in un articolo del 2015 hanno detto il contrario di quella cosa, oppure semplicemente hanno corretto il tiro. È simpatico perché a volte si tratta di piccole cose, altre volte si tratta di ritrattazioni veramente mostruose, per cui si dice veramente il contrario di quello che era stato detto poco prima. E lì cosa può essere successo? O che il ricercatore ha sbagliato completamente, oppure che nel frattempo ci sono stati degli interessi commerciali, economici, che hanno suggerito al ricercatore di dire un'altra cosa. Provate a pensare nell'ambito farmaceutico, no? O biogenetico, cose del genere, per cui un ricercatore aveva detto una cosa, poi assunto, magicamente assunto dalla Monsanto, da una grande impresa farmaceutica, in un altro articolo dice completamente il contrario. Ecco, avere la massa di dati su cui il ricercatore ha fatto, ha lavorato per arrivare a delle conclusioni, ci permette di capire quale delle due, cioè quale delle due versioni, delle tre versioni, era quella pilotata e invece quale è quella autentica, ad esempio. No, ve lo lancio come spunto, l'ho scoperto grazie a Elena Giglia, che è molto attenta su questo tema. Retraction Watch è un blog che ci fa capire sostanzialmente, al di là di quello che dice, no? Dei casi a volte sono minori, a volte sono interessanti, però ci fa capire di come il mondo di oggi ci permette di fare questo, cioè ci permette che un ricercatore, un blogger, quindi un indipendente, possa tenere sott'occhio il mondo della ricerca attraverso questo tipo di verifica, vedere se appunto in un articolo una teoria è stata smentita o è stata ritrattata. Avere la massa di dati è appunto, avere il dataset su cui sono state fatte certe rilevazioni, ci permette di poter noi stessi, se abbiamo gli strumenti e le capacità per farlo, andare a verificare. Okay, questo è l'obiettivo quindi vedete che parliamo sostanzialmente di un sottoinsieme, no? Cioè open data della pubblica amministrazione e open research data, open science data sono due sottoinsiemi del concetto di open data. Poi ci sono altri, no? Ad esempio i dati geografici, che è un'altra grande massa, un'altra fetta è sottoinsieme degli open data, no? Se qualcuno di voi ha la passione o ha mai usato OpenStreetMap, è una grande piattaforma di dati geografici che permette di mappare il mondo e mappare le città con una precisione e una ricchezza di dati mostruosa, ed è crowdsourced, cioè sono dati che sono stati caricati dagli utenti. Ok? Cioè, se non lo conoscete, andateci assolutamente. Per spiegare che cos'è OpenStreetMap, dico volgarmente che è una sorta di Google Maps realizzato dalla community, ma dicendo così lo svilisco, perché in realtà è molto di più, perché ha una massa di dati, una precisione, una ricchezza che non è paragonabile a quella di OpenStreet, di Google Maps, però ecco, andate a vedere, sarebbe un altro sottoinsieme di dati open data che non hanno a che fare né con il mondo della pubblica amministrazione né con la scienza, che però possono essere utilizzati anche a scopi scientifici, ad esempio. Però ecco, spero di essere arrivato a far percepire i due concetti. Quindi abbiamo parlato forse molto di più del mondo degli open data della pubblica amministrazione, perché almeno vi ho chiuso il quadro, abbiamo avuto anche l'occasione di capire un po' come funziona il diritto della proprietà intellettuale sui dati, e poi vi ho spiegato in quali sensi, con quali obiettivi si è creato il mondo, il concetto dell'open science data e quali sono le evoluzioni che ci possono essere su questo concetto in questi anni, appunto, dove è diventato, anni in cui è diventato molto centrale. Dopo lo vedremo in Horizon 2020, come l'Unione Europea ha proprio spinto affinché ci sia un progetto pilota nella direzione della diffusione di dati scientifici. Ci sono domande, ci sono osservazioni su questa parte? Sono arrivato all'obiettivo, chiedo anche nel chiarire, no? Perché gli organizzatori mi dicono spesso, ci siamo accorti che all'interno anche della nostra istituzione c'è confusione tra i due aspetti, no? Dell'open data, inteso come open data nella prima parte, come l'ho descritto nella prima parte, e gli open data invece relativi all'attività di ricerca. Spero che in questo modo sia arrivato il concetto. Poi nella seconda parte vi spiego meglio appunto l'aspetto degli open science dati.